nuovo video. Oggi video tutto al femminile. Oggi parliamo della tanto odiata cellulite. Allora, la cellulite è quella cosa che noi tutte donne odiamo, contro cui combattiamo. Non c'è età, ci sono, cioè la causa fondamentale sono gli ormoni. Ho i capelli sconvolti oggi. E tutte, ma proprio tutte, almeno tipo pure chi è come me, magra, in alcuni momenti del mese ha questa odiata cellulite. Allora, questo video nasce perché un po' di tempo fa io ho visto un video su YouTube dove in pratica c'era una ragazza che diceva di aver combattuto, cioè di lottare contro la cellulite e di aver avuto grande miglioramento da due semplici elementi, oltre ovviamente allo sport che tutte dobbiamo fare, anche io faccio, e a una sana alimentazione che io non riesco a fare, quindi meno sale, meno schifezze e quant'altro, ma io me lo dico da sola, sono un po' indisciplinata. Lei che cosa aveva fatto? In pratica aveva usato, vabbè, tutte le mattine beveva questo bicchiere di acqua calda che nulla fa di strano, nel senso che io sono già 10 anni che bevo questo bicchiere di acqua calda, non gasata, la mattina a stomaco vuoto, quindi prima della colazione, prima del caffè, prima di tutto, perché pulisce l'organismo, elimina le tossine, le scorie in eccesso, quindi ci depura, ci purifica. Io di solito faccio o acqua semplice, cioè solo acqua calda, oppure acqua e limone, e ultimamente sono in fissa con lo zenzero. E quindi faccio sempre questa acqua limone zenzero perché mi piace. Però se voi volete provare, potete provare la mattina a digiuno, quindi a stomaco vuoto, un bicchiere di acqua calda, non bollente, deve essere tiepida. E poi in più, la cosa che mi ha molto incuriosita è il fatto che lei usasse questa. Sì, ha combattuto, cioè sta combattendo la cellulite con questa. Questa che cos'è? È una spazzola per i capelli, la classica spazzola per i capelli, dove lei appunto diceva che si massaggiava le cosce, anzi si pettinava le cosce con la spazzola. Allorché ho pensato, perché non provare e vedere che cosa succede? Allora, io usavo la spazzola tonda, però facevo dei movimenti circolari, cioè applicavo la crema e poi facevo questi movimenti circolari per attivare un po' la circolazione. Usando invece la spazzola ho notato la differenza. La spazzola però non va usata in modo circolare, ma faccio vedere sul braccio. Tipo questa è la gamba e la fate dal basso verso l'alto, così un massaggio delicato. Ovviamente non lo fate dopo la doccia perché i capillari sono già dilatati, quindi potreste, se avete la pelle delicata, crearvi dei rossori. Se avete la pelle molto delicata, mettete dei leggings e poi dopo vi pettinate le cosce e lo fate per circa 10 minuti per gamba. La questione è questa, che se voi già lo fate dopo 5 minuti, vi assicuro, perché io non, di solito non faccio 10 minuti, non ci riesco, sentite il formicolio. Questo formicolio che cos'è? È l'attivazione del microcircolo, quindi attivandosi il microcircolo si attiva ovviamente la circolazione sanguigna e anche la cellulite inizia a scivolare e soprattutto a migliorare, perché ovviamente non viene, cioè, eliminata. E in più, io che sto facendo? Oltre alla spazzola, perché io ho iniziato nella fase premestruale, perché ho un bozzo di cellulite alla coscia sinistra che mi si evidenzia nel momento in cui io, cioè nella fase premestruale, quindi poi dopo se ne scende e quindi si toglie, quindi io non ho grandi problemi cellulite, però l'ho iniziato a fare in quel periodo, poi ho mantenuto un mese, sono arrivata il mese successivo e ho notato la differenza, perché la pelle inizia a essere più tonica. Perché? Perché se voi applicate la crema, io applico due tipi di Una è questa creme. qua. La faccio. Aloe vera alghe. Allora, in pratica è della, non so se si legge, Bioti. Io l'ho comprata, Bioti Garden, la trovate su Amazon. È un mix di aloe vera più alghe marine, 100% naturale. Queste alghe marine hanno un effetto drenante e un effetto, ovviamente, contengono molti minerali, quindi si unisce l'effetto comunque dell'aloe vera, un gel fresco, tonificante, che comunque con il caldo poi aiuta anche a dare freschezza alle gambe, unito poi alle alghe che hanno questo potere comunque
drenante. Quindi applicate la crema, massaggiate, una volta asciugata passate la spazzola, la passate, la massaggiate, quindi vi massaggiate le cosce tutte le tante sere. Allora, lei nel video diceva di usare la stessa spazzola per i capelli e per le cosce. Io vi consiglio di non farlo, perché questa l'ho comprata appositamente. Perché? Perché se mettete un olio o una crema e poi massaggiate, comunque poi rimangono i residui, anche se la lavate. Io per esempio la lavo e la pulisco questa spazzola, però comunque i residui rimangono, quindi pettinarmi vorrebbe dire appiccicarmi la crema in testa, quindi tanto queste qua costano veramente tipo un euro e 50 al supermercato, quindi costano pochissimo. Vi consiglio di acquistare queste qua, faccio vedere. Hanno queste micro palline qua, microsfere di rilievo, che massaggiano benissimo il corpo e quindi vi danno veramente una bella sensazione di rilassatezza, oltre al fatto che riattivano la circolazione. Una crema che io utilizzo è questa qua, Fior di Magnolia. È una crema modellante, trattamento rassodante corpo, tonifica e rassoda. Questa crema però ha un effetto caldo, voi la potete trovare all'Eurospin, ma queste creme con effetto caldo, se non erro, le vende anche la Lidl e anche l'MD, quindi potete trovarle sia lì che lì. Sono rassodanti, hanno questo forte effetto caldo, quindi troverete il rossore vicino alle gambe perché si riattiva la microcircolazione. Non usatela dopo la doccia perché altrimenti vi cala giù la pressione. E unita sempre al massaggio con la spazzola trovate beneficio. Allora, questa la pagate tipo 3,79 euro, quindi diciamo arriviamo a 4 euro. Il gel all'aloe vera costa 10 euro su Amazon, però vi consiglio entrambi e fa alternare un giorno uno, un giorno un altro, perché il gel è molto fresco e va bene anche per l'estate. Questo invece, quando inizia poi a far troppo caldo, dovete fare attenzione, perché se soffrite di pressione bassa come me, effetto troppo caldo vi butta a terra e quindi cercate di alternare uno e l'altro. Quello che invece potete fare sempre e comunque è spazzolarvi le cosce. Ve lo consiglio perché io in questo mese di trattamento mi sono trovata benissimo. Ho notato comunque una pelle più tonica, più elastica e più soda, oltre al fatto che comunque la cellulite, cioè il microcircolo si è riattivato e quindi le gambe danno questa sensazione di leggerezza. Ovviamente la cellulite c'è, però quella va combattuta e quindi tenuta sotto controllo. Allora, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, questi consigli che vi ho dato vi siano utili, provatele e poi mi fate sapere. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao ragazzi!